Risposte alle accuse del geometra Alessandro Lodi, che si definisse alternativa al sindaco Luigi Lucchi, non condividendo nulla dell'operato di questa amministrazione in tutti questi anni. Il volantino è stato distribuito il 24 febbraio. Nessun dorma. Volendo bene a Berceto e alle sue persone, ho sempre desiderato, da quando ero un ragazzino, fare qualche cosa di utile per il mio comune. Ho sempre messo passione ed impegno, dimostrandolo ogni giorno da allora ad oggi. Con impegno e passione ho fatto il sindaco tutti i giorni e, se votato dai miei concittadini, continuerò a farlo come ho annunciato da tempo. Berceto, a mio avviso, va innanzitutto difeso da tutti quegli enti mangiasoldi che lo hanno sempre impoverito e derubato. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito, dopo un referendum comunale, a far modificare una legge regionale per non essere obbligati a entrare nell'Unione dei Comuni di Borgotaro. Essere riuscito, insomma, a mantenere il Comune di Berceto come voleva l'82% dei miei concittadini votanti ed aver lasciato intatto il valore del loro voto. Voto che non sarebbe richiesto invece per nominare il Presidente dell'Unione dei Comuni. Sono contento, come i miei concittadini, di essere riuscito a riavere l'acqua, sistema idrico integrato, voluto dai bercetesi, cacciando Montagne 2000 con la legge nazionale del collegato ambientale. Montagne 2000 ha impoverito notevolmente il bilancio del Comune di Berceto e infatti, sentenza del 16 gennaio 2019, Montagne 2000 S.p.A. deve restituire 600.000 euro al Comune di Berceto e ad altri risarcimenti gli saranno richiesti a giorni. Ho contestato anche i decreti ingiuntivi della Comunità Montana, ora Unione dei Comuni di Borgotaro, per il pagamento di quanto sopraffatturato per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. C'è una causa in corso. Auspichiamo tutti, come bercetesi, di poter dimostrare le nostre ragioni e far valere in tribunale la certezza che ci rubavano il 35%, maggiorando le fatture e le pesate, come da stime fatte e sottoscritte per il Comune dall'ingegner Beppe Sassi, già responsabile dell'assessorato regionale all'ambiente. Un sindaco deve difendere sempre il proprio comune dai ladri e dalle truffe. Non può cedere ai ricatti di partito o schieramenti politici. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito a far spendere denaro pubblico all'ANAS, circa 5 milioni, per la strada della Cisa dal Passo a Fornovo e per le case cantoniere nel comune di Berceto, Montemarino e Ripasanta. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito ad ottenere soldi europei della regione Emilia-Romagna, oltre che della provincia, per non lasciar crollare la fornace di Ghiare, ristrutturarla ed iscriverla al demanio comunale. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito a far realizzare la strada del Grontone, utilizzando un ponte dismesso dall'autostrada che la stessa aveva messo a disposizione del Comune di Berceto fin dal 1990. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito, insieme alla cooperativa di Ghiare, a spendere denaro pubblico dell'Unione Europea per sistemare una piazzetta, ora pubblica, e recuperare le stalle di Maria Luigia. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito a recuperare dal governo 500.000 euro rubati dal governo Monti al comune di Berceto nel 2012, sindaco in mutande, e versare ogni anno circa 70.000 euro in meno allo Stato per il fondo di solidarietà comunale. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito ad avere Villa Berceto, ora di proprietà del Comune, sulla quale anche la Regione ha investito denaro, con leggi proprie per contrastare la mafia, e la pubblicizza con orgoglio in tutta Europa come esempio.
Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di riuscire a mantenere le scuole elementari di Berceto e Ghiare e le scuole medie di Berceto, con il massimo di tecnologia, nonostante la voglia dello Stato di chiuderle. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito anche a Berceto ad avere una spaziosa e luminosa Casa della Salute. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di non aver donato la casa protetta Gino Cavazzini all'ASP, azienda servizio alle persone di Compiano, come era stato deliberato in precedenza. Deve rimanere infatti ai bercetesi. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di aver ridotto di oltre 1 milione le bottiglie di plastica nei rifiuti, grazie alle fontane di acqua refrigerata e gasata di Berceto e Ghiare. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essermi interessato, insieme alla diocesi e alla parrocchia, a salvaguardare il meraviglioso portale del Duomo. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di aver chiesto e ottenuto il 26 novembre del 2018 a Roma, dall'amministratore delegato delle Poste Italiane, il postamat per Ghiare. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di aver ottenuto dal capo compartimento delle ferrovie l'uso della stazione di Ghiare, avere il sottopasso coperto, una biblioteca nella sala d'attesa riscaldata e l'edificio restaurato. Sono dispiaciuto di aver creato 10 posti di lavoro e non 100 come servirebbero. Non mi piace accampare scuse, ma probabilmente e comprensibilmente è comprensibile che la crisi economica mondiale, che dura da un decennio, non aiuti neppure Berceto. E mi fa pensare, in buona fede, che se non fosse stata fatta questa grande promozione, in questi anni i tanti lavori assegnati alle imprese artigianali locali, l'assunzione di responsabilità mettendoci sempre la faccia per tante iniziative, la situazione economica e demografica sarebbe ancora più sconfortante, irrecuperabile. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito a riportare a Berceto l'attività di Carlo Devoti con il Festival Internazionale dei Giovani, visto che era stato cacciato con la Scuola dello Sport Barilla. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito ad avere nelle giornate di festa l'isola pedonale, tanto gradita a mamme e bambini, oltre che al settore turistico. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, che Berceto e il suo sindaco siano apprezzati in ogni ufficio pubblico europeo, italiano e della regione. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di non essermi mai rassegnato ad assistere alla decadenza di Berceto e di non essere mai stato uno scoraggiatore, dedicando il massimo impegno in ogni settore, sempre per cercare di portare sviluppo e futuro al nostro comune e alla nostra comunità, e per non perdere nessuna opportunità, anche quella del possibile riconoscimento UNESCO. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di riuscire a fare importanti manutenzioni negli immobili comunali e di fare in aprile il cappotto e i serramenti alla casa protetta, dopo essere riuscito a farlo fare nella grande casa popolare di via Monsignor Lucchi. A giorni inizierà anche il restauro del castello e la sistemazione di via Valenti, oltre che di piazza Micheli. Sono iniziati in questi giorni i lavori del marciapiede a Ghiare e fra alcuni mesi inizieranno quelli della nuova grande piscina. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito a portare attenzione ad ogni paesino del nostro comune. E nel comune di Berceto, con il sindaco Luigi Lucchi, non ci sono più cittadini di serie A e serie B. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito a non vendere le azioni dell'autocisa ora Salt ed essere riuscito a far fare diversi lavori, come anche il marciapiede di Viale Monsignor Lucchi, a spese dell'autostrada, oltre a mantenere i posti di lavoro a Berceto. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscito ad acquistare il vecchio Cinema Roma e di essere a caccia dei finanziamenti pubblici per ristrutturarlo su apposite leggi.
Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere riuscita a far fare tante cose del Comune di Berceto con soldi pubblici che sarebbero stati, in caso contrario, come capitava spesso, spesi ugualmente ma solo in altri comuni. Il danno è la beffa. Cerchiamo infatti di partecipare a tutti i bandi che stanziano finanziamenti e ci adoperiamo con autorevolezza per avere esiti positivi. A Berceto ci tengo. Lo credo il dovere e il merito di un sindaco di riuscire a dedicare ogni giorno del calendario al proprio comune. Sono contento, presumo anche i miei concittadini, di essere un sindaco desideroso di migliorare e di mettere impegno nel farlo, soprattutto in un settore difficile per tutti, come la raccolta dei rifiuti. Dal 1 aprile, come anticipato con diversi avvisi, l'umido, l'organico nel comune verrà raccolto porta a porta e sarà portato in una compostiera elettromeccanica presso la stazione ecologica di Cattaia, visto che siamo riusciti a far modificare le direttive e dimostrare negli ultimi 2 anni la reale quantità di rifiuto organico prodotto. Una compostiera elettromeccanica verrà installata anche a Ghiare di Berceto. Le compostiere di alluminio negli altri paesini. Gran parte dei soldi arrivano a fondo perduto da Atersir ed una parte dalle tariffe più eque calcolate alle aree di servizio dell'autocisa. Resta la soddisfazione grande di avere 500 bercetesi che fanno, nonostante l'opposizione o alternativa a Luigi Lucchi, il compostaggio domestico. Un numero destinato ad aumentare per la cresciuta sensibilità ambientale che non poteva essere così rigogliosa con la raccolta a cassonetto stradale che, a detta di tutti, incentivava la produzione di rifiuti e lo spreco. La soddisfazione di avere la TARI, tasse rifiuti, che piaccia o no, più bassa della provincia e per gli esercizi pubblici e commerciali la più bassa di tutta la montagna per i miei concittadini. Nonostante la percentuale del 65,3% di raccolta differenziata, la più alta della montagna parmense, che è remunerata soprattutto per persone non venali, dalla soddisfazione di sapere che l'ambiente è meno danneggiato dai bercetesi, che vogliono rispettare maggiormente il futuro dei loro bambini e nipoti. Sono contento di essere apprezzato come sindaco anche da tanti cittadini di altri comuni, perché riconoscono la caparbietà nel difendere il territorio e la comunità di Berceto. Basterebbe chiedere a caso in un comune della provincia. A proposito di finanziamenti a fondo perduto. A fondo perduto, in linea di massima, in questi anni abbiamo ottenuto dall'Unione Europea circa 2 milioni di euro, che divisi per il numero degli abitanti dell'Unione Europea, che sono 508 milioni, comporta per i 2.000 cittadini del Comune di Berceto un esborso complessivo di euro 7,87 centesimi, quindi ad abitante 0,0039 centesimi. Dallo Stato italiano contributi per circa 1 milione, che divisi per i 60 milioni di abitanti della popolazione italiana, comportano per i 2.000 cittadini di Berceto un esborso complessivo di euro 33,33 centesimi, quindi ad abitante 0,016 euro. Dalla regione Emilia-Romagna circa 5 milioni, che divisi per i 4 milioni e mezzo di abitanti della regione Emilia-Romagna comportano per i 2.000 cittadini del comune di Berceto un esborso complessivo di 2.222 euro, ad abitante quindi 1,111 euro centesimi. Complessivamente quindi 8 milioni di finanziamenti pubblici hanno richiesto ai 2.000 bercetesi un esborso complessivo pari all'euro 2.263,27 centesimi, quindi circa euro 1,13 per abitante. Bisognerebbe essere criticati per il bene di Berceto e dei bercetesi per aver ottenuto solo 8 milioni di finanziamenti pubblici e non molto di più. Ci sono altri a Berceto che sanno ottenere più finanziamenti pubblici a fondo perduto? Se questi finanziamenti non li avessimo ottenuti per il Comune di Berceto, pensate che non sarebbero stati ugualmente spesi in Europa, in Italia, in Regione Emilia-Romagna?
Desiderando, come appassionato di politica, il consenso di tutti, sono dispiaciuto che il geometra Alessandro Lodi non approvi, non apprezzi tutto questo e si ponga come radicale alternativa all'amministrazione Lucchi. Sarei ancora più dispiaciuto, però, se un mio concittadino potesse dire, dimostrare un mio dispetto come sindaco, fatto volutamente nei suoi confronti. Una mia indifferenza nel cercare di risolvere un qualsiasi problema, per come ne sono capace, compresi quelli dei miei avversari. Come sempre, con l'amministrazione Lucchi nulla è segretato e ogni gesto, attività ed iniziativa è ben documentato, diffusa e illustrata nelle numerose riunioni pubbliche tenute sempre periodicamente ogni anno anche nelle frazioni. Questo volantino viene diffuso il 26 febbraio 2019, come risposta da parte del sindaco Luigi Lucchi.